Oggi andiamo avanti col discorso della modellazione dei casi d'uso, e in particolare vediamo la descrizione di dettaglio del singolo caso d'uso. La settimana scorsa abbiamo lavorato sul diagramma generale dei casi d'uso e sulla cosiddetta descrizione breve, il brief, che sarà l'argomento del laboratorio che vi proponiamo per domani. Nel frattempo andiamo avanti a capire come rappresentare le informazioni di dettaglio relative allo svolgimento del caso d'uso. Con ciò che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo essenzialmente definito un indice ragionato, descritto, dei casi d'uso che il sistema deve offrire. Adesso, però, diciamo così, di ciascun caso d'uso non davamo molte informazioni. C'era giusto quella descrizione di qualche riga che cercava di far capire cosa succede nel caso migliore, senza troppi dettagli e senza analisi di che cosa poteva succedere nei casi alternativi. Allora, questo dettaglio ulteriore lo modelliamo nella modalità che impariamo a vedere oggi, che è quella di una descrizione narrativa di ciascun caso d'uso, la narrativa del caso d'uso. Allora, anche di questo rappresentazione non c'è uno standard UML, ci sono varie proposte fatte da vari ricercatori. Noi quello che adottiamo nel nostro corso è un modello molto semplice basato su una schema tabulare, una tabella, in cui per ogni caso d'uso dobbiamo riempire le informazioni presenti in quella tabella. No? Un modello che gli autori hanno chiamato modello SWID, che noi adottiamo quasi, diciamo, quasi completamente, con qualche piccola semplificazione, in cui in questo elenco di campi, in questo elenco di valori, ci sono una serie di informazioni più generali di contesto e poi una parte più formale, più strutturata, in cui diamo una sequenza numerata dei singoli passaggi di cui il caso d'uso è composto. No, ricordiamoci sempre che il caso d'uso comprende uno scambio di informazioni tra utente e sistema. Questo scambio, dal punto di vista dell'interazione, è sempre bidirezionale, quindi informazioni che vengono scambiate avanti e indietro fin tanto che il caso d'uso non si concluderà. Se volete andare a vedere la fonte da cui, diciamo così, abbiamo tratto questo modello, oltre alle informazioni che ci sono nelle slide, questi due link vi portano agli articoli originari di questi signori che sono ancora online, dovrebbero essere ancora validi questi link. Allora, il modello che seguiamo, quali campi ha? Allora, ha una serie di campi obbligatori, ha una serie di campi facoltativi, quelli facoltativi li vedremo indicati con un asterisco, e poi la maggior parte di questi campi saranno campi semplicemente di una riga di testo, e poi ce ne saranno un paio che invece contengono la descrizione effettiva di ciò che avviene, no? Quindi dello sviluppo effettivo degli scenari previsti dal caso d'uso. Allora, partiamo con i campi semplici. Alcuni li abbiamo già visti. Il nome del caso d'uso, ce l'avevamo anche nel brief questi casi. No? Quindi semplicemente nella tabellina, alla prima riga, scriviamo il nome del caso d'uso. L'ambito, quindi il sistema o sottosistema all'interno del quale questo caso d'uso viene considerato, il livello di descrizione, che per noi sarà al 99% dei casi il livello user goal. A livello summary è impossibile descrivere un caso d'uso per punti, quindi di fatto ci si limita al livello brief, alla descrizione brief. A livello sub-function di solito non ci interessa arrivare, no? Quindi negli esercizi che faremo nel nostro corso, quando parleremo di narrativa dei casi d'uso, sarà praticamente sempre narrativa dei casi d'uso a livello user goal. Poi c'è la frase, se vogliamo, che dà tutto il senso al caso d'uso, cioè l'obiettivo che l'attore di questo caso d'uso vuole perseguire nel momento in cui inizia l'interazione. No? Qui viene chiamata intenzione nel contesto, intention in context. Intention rappresenta l'obiettivo, cioè il punto di arrivo che l'utente vuole raggiungere, qual è l'intenzione, e il contesto in cui questa azione avviene, no? Se è necessario indicare un contesto, quindi
nel contesto del processo di acquisto l'utente vuole specificare l'indirizzo di spedizione. Quindi dà qualche informazione in più sullo stato, sulla condizione in cui si trova l'utente nel momento in cui attiva questa funzione. Questo è quello che chiamavamo genericamente goal, no? Nel passato, nella settimana scorsa. Qui ci spiega meglio che oltre all'obiettivo devi anche fare un attimo capire come nasce questo obiettivo, in che contesto nasce questo obiettivo. Però stiamo sempre parlando di una riga, due righe al massimo, quindi sono informazioni sintetiche che ci fanno capire a colpo d'occhio di che cosa parla questo caso d'uso. L'altra informazione importante, obbligatoria sempre, è l'attore primario, quindi chi è l'attore che interagisce con il sistema e qual è l'attore appunto che determina se il caso d'uso ha avuto successo oppure no, se alla fine è soddisfatto o no, se alla fine ha raggiunto o non ha raggiunto il proprio obiettivo. Quindi l'attore primario ci deve essere sempre, che è il soggetto dell'intention in context. Chi è che vuole raggiungere l'obiettivo? L'attore primario. Chi è l'attore primario? Lo indichiamo qua, in realtà nel diagramma c'è già scritto. Quindi fin qua, rispetto alle informazioni che abbiamo già nel diagramma di casi d'uso, l'unica vera informazione aggiuntiva è questa frasetta dell'intention in context, in cui esplicitiamo l'obiettivo. Il nome del caso d'uso, lo scopo, il livello e l'attore primario ci sono già nel diagramma, ci sono già nel disegno. Poi ci sono un'altra serie di campi che qui ho indicato come opzionali, non asterisco, vuol dire opzionale, se ha senso lo metti, se non ha senso non lo metti. Uno sono gli attori di supporto. Quindi nel caso in cui, abbiamo già ragionato che è un caso abbastanza raro, no? Nel caso in cui lo svolgimento di un caso d'uso richiede la collaborazione a quattro mani o a sei mani o a otto mani di due, tre, quattro persone, quindi oltre all'attore primario ci sono anche altre persone che devono interagire col sistema informativo, insieme all'attore primario, allora questi possono essere elencati come attori di supporto. Avevamo già visto che nel diagramma di casi d'uso si possono indicare con una frecciolina, con lo stereotipo support, per dire che questo attore interviene a supporto dell'attore primario. Viene chiamato attore di supporto perché lui supporta l'attore primario nel raggiungimento del proprio obiettivo dell'attore primario. L'attore di supporto non condivide un obiettivo personale, diciamo così, individuale nel caso d'uso. Come dicevo, è opzionale perché nella maggior parte dei casi non si verifica la nostra interazione con il sistema informativo, è più una persona contro il sistema informativo e non ci sono, diciamo così, quasi mai casi di gruppo. Poi può esserci una dichiarazione degli interessi degli stakeholder. Allora, lo stakeholder per definizione è una persona che ha un interesse nella buona riuscita di una determinata attività. Colui che ci ha messo del suo e si aspetta un certo ritorno dal fatto che questa azione, questo progetto, se vogliamo un concetto generale di stakeholder, che una determinata attività venga portata avanti e abbia successo. Perché lui ne ha qualche tipo di ritorno. Ritorno perché ne è responsabile, ne è un ritorno perché ci guadagna dei soldi, ne è un ritorno di immagine, ne è un ritorno in termini di efficienza, ne è un ritorno perché gli permette di svolgere meglio il suo lavoro, insomma, non stiamo solamente sul campo monetario, ovviamente, no? Ma è più sul campo, diciamo così, organizzativo, questa definizione. Allora ci si chiede se per quel caso d'uso ci sono degli stakeholder, qual è il loro interesse? Quindi quali sono gli stakeholder e qual è il loro interesse? Cosa ci guadagnano, cosa ne beneficiano? Guadagnano è una parola che preferirei non usare perché ha troppo una connotazione monetaria. In che cosa ne beneficiano? Questo ci permette, perché serve questa informazione? Ci permette di capire un po' meglio in che contesto si colloca quel caso d'uso. Se dovessimo modificarlo, se dovessimo cancellarlo o se dovessimo potenziarlo, a chi andiamo a pestare i piedi oppure a chi andiamo a facilitare il lavoro? Con chi dobbiamo concordarlo? Perché il caso d'uso, l'attraversare, lo svolgere, il caso d'uso beneficia, se vogliamo, l'attore primario, innanzitutto perché raggiunge un proprio obiettivo. Ma non è quasi mai l'attore primario che ha chiesto, desiderato, ordinato, pagato di inserire nel sistema informativo questo caso d'uso. Lui lo usa.
ma a monte c'era qualcuno che ha deciso questo ci deve essere, che non è quasi mai l'utente finale, è chi ha partecipato alla definizione, no, delle funzionalità del sistema. E questi, diciamo così, decisori o questi enti o persone interessati possiamo elencarli qua. Dicendo anche, non basta elencare, perché elencare se no possiamo fare un elenco infinito di persone che di sicuro non si arrabbiano se quel caso d'uso c'è e funziona bene. Ma cerchiamo di arrivare alla lista più sintetica possibile di persone che abbiano un effettivo interesse. Perché per questo che qua chiede non solo di indicare l'elenco degli stakeholder, altrimenti potremmo mettere una lista lunga, ma anche l'interesse specifico di uno stakeholder in questo caso d'uso. Molte volte è difficile riuscire, soprattutto a livello di user goal, identificare gli stakeholder caso d'uso per caso d'uso. No? Perché il fatto che chi sono gli stakeholder del caso d'uso recupero password dimenticata. Chi è che ha interesse come stakeholder esterno, non come l'utente che ha dimenticato la password, che è ovviamente l'attore primario. E chi è che può avere interesse al fatto che un utente che ha dimenticato la password effettivamente abbia una modalità per recuperarla, semplice, efficace, fatta bene? Sì, ci può essere gestore del sito che ha interesse a non perdere degli utenti. Però è un interesse un po', diciamo così, minimo, difficile da quantificare, no? Quindi lo possiamo identificare chiaramente a livello summary. È più facile identificare gli stakeholder, perché se abbiamo a livello summary un'area registrazione utenti, beh, allora a questo punto la gestione dei nuovi utenti è più facile identificarlo a livello più alto che non a livello singolo caso d'uso. Che differenza fa il recupero password dalla registrazione di un nuovo utente? Gli stakeholder sono gli stessi, hanno le stesse motivazioni? Beh, molte volte sì, molte volte hanno la stessa motivazione all'interno dello stesso caso d'uso a livello summary. Quindi, in una modellazione completa, normalmente questi stakeholder li dichiariamo sul livello summary. In una modellazione tipo esercizio di laboratorio o esercizio d'esame, visto che vi chiediamo di fare un solo caso d'uso a livello user goal, spieghiamolo lì. Anche se forse serve più di competenza a livello summary, però visto che c'è solo quello, non abbiamo 100 user goal diversi dello stesso summary, abbiamo un user goal solo, allora dichiariamo questa informazione anche direttamente a livello di user goal. Ok, poi cominciano le parti effettivamente di contenuto. Precondizione. La precondizione può essere un vincolo che possiamo, scusate, un vincolo non va bene, può essere una condizione che possiamo supporre verificata quando il caso d'uso viene iniziato. Cioè, possiamo dare per scontato che questo è vero. Perché se non fosse vero non avrebbe neppure senso iniziare col caso d'uso. Quindi nello sviluppo del caso d'uso abbiamo per scontato che lo sia. Ad esempio, caso d'uso di un sistema bancario, faccio un bonifico? Beh, una precondizione è che l'attore primario abbia un conto aperto. Se no non ha neanche senso porsi la questione del fare bonifico, c'è la copertura, non ce l'ha, a che IBAN deve versarlo, no, non ha un conto, è inutile che venga a rompere scatole. Quindi ci sono delle condizioni a monte che sappiamo essere verificate nel momento in cui il caso d'uso parte. Questo vuol dire che all'interno del caso d'uso non ho bisogno di verificarle, non ho bisogno di controllarle. So che sono state controllate prima. Ci sono due tipi di precondizioni che ci sono sempre. E visto che ci sono sempre, possiamo anche decidere di lasciare sottintese. Allora, una precondizione che c'è sempre è il riconoscimento dell'attore primario. Se in un diagramma di crediti ho come attore primario cliente della banca, il fatto che la figurina, no, dell'omino, dell'attore abbia sottoscritto che l'attore primario è un cliente vuol dire che io ho verificato che sia un cliente. Quindi lui avrà fatto il login nel sistema, si è autenticato.
Allora, su qualunque caso d'uso del mondo, una precondizione è il fatto che l'utente che sta usando il sistema sia stato verificato come effettivamente utente appartenente a quel ruolo, che poteva giocare quel ruolo come attore. Ha fatto il login e il suo login è autorizzato a fare quell'operazione. Questa è l'informazione che abbiamo esplicitato nel diagramma dei casi d'uso, dicendo che il caso d'uso è accessibile all'utente registrato, al cliente della banca, e quindi diventa una precondizione, una condizione che è stata già verificata prima e che quindi nello svolgimento del caso d'uso non è più necessario ripeterla all'interno. Possiamo qua elencare che l'utente è stato riconosciuto come cliente della banca, l'attore primario è stato riconosciuto come un utente che ha il diritto di giocare quel ruolo. Allora, questa fase qui potete metterla oppure possiamo non metterla perché tanto c'è sempre, quindi possiamo lasciarla tranquillamente sottintesa. È una realtà, è una vera precondizione, cioè logicamente è una condizione nota in precedenza e la cui assenza impedirebbe l'esecuzione del caso d'uso, cioè non lo puoi fare se non sei cliente, punto. Okay. Per brevità, questo che è talmente scontato, possiamo anche non scriverlo, però scriverlo non è sbagliato. Poi ci sono un'altra serie di... l'abbiamo già scritto, non dico che non voglio scriverlo perché sono pigro, perché l'ho già scritto facendo il diagramma, quindi è inutile ripeterlo in un certo senso, no? Quello che diciamo nel diagramma significa anche che è una precondizione. La seconda precondizione, che in realtà abbiamo già scritto senza ancora chiamarla così, è ciò che emerge dal diagramma dell'attività. Noi abbiamo visto che i casi d'uso che progettiamo in qualche modo sono incastrati da qualche parte nella sequenza delle azioni del diagramma di attività. E nel diagramma di attività ho delle condizioni precedenti, delle azioni che devono essere svolte prima rispetto ad altre, oppure dei vincoli serie parallelo, delle scelte, eccetera, eccetera. Quindi già lì, analizzando il diagramma di attività, posso capire che riesco ad arrivare a compiere una certa azione, azione che corrisponde a questo caso d'uso, solo se si verificano una certa serie di condizioni, solo se ho fatto prima quell'altra operazione, eccetera, eccetera. L'esempio della gara di corsa che guardavamo insieme giovedì, io posso arrivare, diciamo così, alla registrazione del pettorale il giorno della gara solo se ho ricevuto la conferma di iscrizione, se no arrivo lì e mi mandano via perché non ho la mia informazione non è valida. Ecco, questa informazione è una precondizione effettiva per poterti andare lì a presentare, devi aver ricevuto, quindi devi essere nella condizione di aver ricevuto la conferma. Questa quindi è una precondizione logica del caso d'uso che abbiamo già descritto nell'activity diagram. Quindi, a rigore di logica, l'identità dell'attore e tutti i percorsi, le condizioni sul percorso definito nell'activity diagram che porta a questo caso d'uso sono precondizioni a rigore di logica. Queste ci sono sempre. Se vi fa piacere poter esplicitarle, se no in realtà ci sono già nell'altro diagramma. Poi possono esserci dei casi in cui ci siano delle condizioni aggiuntive, delle condizioni in più, oltre a queste che ci sono già, le abbiamo già dette. Allora, in quel caso, soprattutto queste ultime, quelle aggiuntive che non sono desumibili dall'identità dell'attore e non sono desumibili dall'activity diagram, queste soprattutto vanno elencate, perché sono specifiche, aggiuntive, rispetto al modello. Ad esempio, il fatto, come dicevamo nel bonifico, che l'utente non deve essere andato in rosso. Se in rosso col conto non mi lascio fare bonifico. Questa è una condizione in più, che nell'activity diagram non comparirà. È un cliente di sicuro, ha il conto aperto, bla bla bla, ma guarda caso quel conto è rosso e quindi gli disattivo quella funzione. Quindi qui elenchiamo ciò che deve essere stato verificato a carico di altre funzionalità del sistema, ma deve essere stato verificato prima di arrivare a questo caso qui. Se la precondizione è vera, allora effettivamente l'utente potrà attivare il caso d'uso, altrimenti non potrà farlo. Se svolge il caso d'uso, succedono delle cose, nel senso che il sistema informativo elabora dei dati, elabora delle informazioni, compie delle azioni sulla base dell'interazione con l'utente.
Allora, abbiamo già detto che ci sono due casi. O il caso d'uso ha successo, funziona, alla fine l'attore primario raggiunge il proprio obiettivo, oppure no. Oppure per qualche motivo, dipendente dal sistema o dipendente dall'attore, l'obiettivo non viene raggiunto. Allora, considerando il caso migliore e il caso peggiore, possiamo dichiarare due garanzie. La success guarantee, la garanzia di successo, o meglio, tradurrei meglio, la garanzia nel caso di successo, descrive che cosa succede, qual è l'effetto sui dati contenuti nel sistema informativo normalmente, qual è l'effetto dell'esecuzione nel caso d'uso nel caso in cui questo abbia successo. Che se il mio caso d'uso era faccio il bonifico, la garanzia nel caso di successo è che dal mio conto siano stati defalcati dei soldi e invece sul conto di qualcun altro verranno accreditati gli stessi soldi, possibilmente gli stessi, non una quantità diversa. Allora, questa è la certezza, la garanzia che io devo dare quando implemento il caso d'uso, che quando il caso d'uso è successo e quindi l'utente è contento, soddisfatto, ha raggiunto il proprio obiettivo, sia successa questa operazione, questa variazione nello stato del sistema. Lo stato del sistema essenzialmente sono i dati che esso gestisce. Però possono esserci dei casi in cui, dei percorsi in cui il caso d'uso non arriva a successo. Allora, in quel caso, se ha senso, posso dare delle garanzie di minima. Le garanzie di minima dicono, qualunque cosa succeda, anche se il caso d'uso fallisce, non riesce, non funziona, l'utente si sbaglia, il sistema si impalla, eccetera, di sicuro ti garantisco questo. Ad esempio, una garanzia di minima potrebbe essere, nel caso in cui il caso d'uso, il bonifico non abbia successo, nessuno viene addebitato o il saldo dei singoli utenti non cambia. Perché noi non vorremmo trovarci in situazioni in cui hanno tolto i conti da me, poi io ho sbagliato a digitare l'IBAN e i conti non li hanno accreditati a nessun altro e questi sono rimasti mangiati dalla banca. Allora, io ho delle garanzie che io posso gestire il sistema informativo, devo garantire che anche nel caso peggiore, in cui questo caso d'uso vada nel più storto dei modi, certe condizioni devono continuare a verificarsi. Ci sono dei casi d'uso più semplici, no? Quelli informativi, che non hanno garanzie minime. No, ad esempio il caso d'uso, guardo la classifica della gara, tanto facendo riferimento alla gara di corsa, se non funziona non lo vedo, fine. Se invece funziona, la garanzia di successo è che l'utente ha l'informazione sulla classifica, però non può succedere nulla di male, sto solo consultando informazioni. E soprattutto sui casi d'uso dispositivi, in cui effettivamente avvengono delle operazioni che devo ragionare su che cosa succede anche quando ci fossero degli intoppi nello svolgimento delle azioni. No? Vorrei evitare di far partire un ordine prima di aver verificato, che ne so, la solvibilità del cliente, ad esempio. Quindi posso esplicitare queste altre garanzie. Poi c'è un altro campo, questo è molto opzionale, il cosiddetto trigger. Il trigger è l'evento che fa partire il caso d'uso. Allora, abbiamo già visto che i casi d'uso possono essere avviati, attivati o dall'utente o dal sistema. Nel caso, che è quello normale, che copre la maggior parte dei casi, più frequente, è l'utente che attiva un caso d'uso, perché è lui che va e fa una cosa, allora in questo caso il trigger non c'è, o non lo so, non mi interessa. Cos'è che ha fatto decidere all'utente di fare quell'azione? Fatti suoi. Ci sarà un evento nella testa dell'utente che l'ha convinto a fare quell'azione, ma non fa parte di sicuro del mio sistema informativo. Il trigger ha senso solamente
nei casi d'uso che sono iniziati dal sistema. Nei casi d'uso la cui prima azione viene fatta dal sistema stesso. E quindi l'utente deve rispondere. No? Ne abbiamo visto uno la settimana scorsa quando si parlava della prenotazione, si è liberata una prenotazione, ti do l'informazione, dimmi se l'accetti o no. In quel caso, il caso d'uso veniva iniziato, attivato dal sistema. Ecco, adesso ci chiediamo perché il sistema ha attivato quel caso d'uso in quel momento? Perché a monte si è liberato uno slot di disponibilità. Questo è l'evento che ha causato l'attivazione di quel caso d'uso. Nei casi d'uso iniziati dall'utente, è l'utente che decide, sono fatti suoi, con libero arbitrio. Nei casi d'uso attivati dal sistema, beh, il sistema li deve attivare con certe regole ben precise. Quando e perché deve attivare questo caso d'uso? Sarà di solito quando si verifica una certa condizione da qualche altra parte nel sistema. Ho ricevuto un messaggio, si è liberata una posizione, il bonifico ha dato errore, la banca non esiste più. Possono essere degli eventi che, recepiti dal sistema informativo, causano l'inizio di un'interazione con l'utente. Okay? Allora, nel caso in cui il caso d'uso sia iniziato dal sistema, dobbiamo specificare qual è la causa che lo fa iniziare. Non è il sistema che non lo decide lui così. Oh, il trigger potrebbe anche essere molto più semplice e temporale, eh? Tipo la newsletter te la mando il primo del mese, punto. Quindi il primo giorno 1 del mese sono le 8 del mattino, caso d'uso invio di newsletter a tutti gli utenti, o cose di questo genere. Però c'è sempre un motivo per cui il sistema deve fare quell'operazione in quel momento. E solo, dicevo, se l'interazione è iniziata dal sistema. Per casi d'uso, con l'interazione iniziata dall'utente, il trigger non lo richiamiamo, non c'è. Ok, finora erano tutte le parti brevi. Ciascuna di queste domande che abbiamo visto dà una risposta di una riga. Forse dove era? L'intention context forse può sforare, può andare a capo su due righe, via. No? In termini di lunghezza queste sono domande secche, informazioni puntuali. Adesso arriva la vera e propria descrizione di come si svolge l'interazione tra utente e sistema all'interno di questo caso d'uso. E noi questa descrizione la separiamo in due parti. Prima descriviamo lo scenario principale di successo, il main success scenario. Cioè prima diciamo, nel caso in cui le cose vadano al meglio, nel caso migliore, in cui non ci siano intoppi, non ci siano varianti, non ci siano stranezze, qual è la sequenza più veloce, sequenza minima, sequenza più naturale, più ovvia per arrivare al successo, per completare l'azione, per completare il caso d'uso? E la possiamo elencare come un elenco numerato. Passo 1, fai questo. Passo 2, fai questo. Passo 3, fai questo e così via. In questo caso siamo molto positivi, affermativi. Descriviamo le cose che succedono sapendo che vanno per il meglio, sapendo che arriverò al successo. Non mi pongo dubbi o problemi. E di solito cerco di avere un approccio descrittivo, descrivendo non tanto l'utente che cosa vuole fare o che cosa fa, ma quali sono le informazioni scambiate tra utente e sistema. E quasi sempre lo scambio di informazioni è alternato, cioè l'utente dà un'informazione al sistema, poi il passo successivo il sistema darà un'informazione all'utente, poi il passo ancora dopo l'utente darà altre informazioni al sistema e così via. Fino a quando utente e sistema non sono d'accordo sul fatto che l'obiettivo sia stato raggiunto. Quindi una serie di passi in ciascuno dei quali descrivo qual è lo scambio di informazioni tra utente e sistema o tra sistema e utente. E queste due direzioni, utente e sistema utente, quasi sempre sono alternate. Una partita ping pong.
Poi c'è l'altro titoletto, che è quello delle estensioni, in cui vado a descrivere tutto ciò che potrebbe succedere se non andasse tutto bene. Tutte le possibili alternative ai diversi passi dello scenario principale di successo. Quindi descrivo prima lo scenario di successo. Passo 1, 2, 3, 4, 5. Poi mi chiedo, ma al passo 1 io ho descritto che succede questo perché questo è lo scenario migliore, ma cosa sarebbe potuto succedere in alternativa? Quali possono essere le alternative al passo 1? E le vado a elencare dicendo passo alternativa 1A, 1B, 1C, 1D, e sono varie alternative. E quindi di ciascuna di queste dico che cosa potrebbe succedere e poi che conseguenza ha. A questo punto, se succede quello, se l'utente non si collega più, se l'utente non risponde, il caduto fallisce, è finito. Oppure il caduto riprende perché l'utente ha inserito un dato errato, allora lo reinserisce di nuovo, no? Glielo richiede il sistema informativo. Gli dirà che ha sbagliato e quindi l'utente potrà reinserirlo. E quindi dobbiamo modellare cosa succede in ciascuna di queste alternative. Poi passo al passo 2. Avevo un passo 2 dello scenario principale di successo. Cosa potrebbe succedere in alternativa al passo 2? Allora anche lì 2A, 2B, 2C, 2D e vado a vedere cosa può succedere di diverso. E queste alternative possono essere o dovute a errori dell'utente o dovute a errori del sistema, o dovute a cambiamento di idea dell'utente. L'utente può sbagliare, inserire un numero, oppure può a un certo punto dire ma non ho più voglia di fare questo, ho cambiato idea e quindi abbandono, esco, annullo. Quindi devo avere la ramificazione di tutto ciò che può succedere. E per ciascuna ramificazione devo riuscire a capire se queste ramificazioni mi portano al successo. Comunque, cioè ho sbagliato, ma posso correggere e quindi alla fine poi arrivare alla fine in modo positivo, con successo, oppure se le ramificazioni mi portano al fallimento, oppure se in alcuni casi le ramificazioni poi possono riconvergere nello scenario principale. Cioè sono delle piccole variazioni, ma che poi al passo successivo ritorna tutto come prima. Quindi devo descrivere come si svolge il caso d'uso nel caso di queste variazioni. Quindi nello scenario principale di successo io descrivo che cosa fa l'attore o che cosa fa il sistema. La maggior parte dei passaggi sono passaggi di scambio dati, dicevo ad esempio, no, descrivono dell'interazione. Il cliente inserisce l'indirizzo. Oppure può essere un'azione di verifica, il sistema verifica i dati inseriti. E dove scrivo il sistema verifica i dati vuole anche dire che dice all'utente se sono validi o no. No, c'è sempre un'interazione di mezzo. Oppure il sistema compie delle azioni a seguito della richiesta dell'utente. Quindi alcuni dei passi che stiamo descrivendo possono implicare il cambiamento di stato, cioè cambiamo delle variabili, cambiamo dei valori all'interno del sistema informativo. In grosso modo sono queste le tipologie di azione. Informazione scambiata, l'utente immette dei dati oppure il sistema visualizza dei dati. Oppure il sistema controlla dei dati oppure il sistema modifica, esegue delle operazioni sui dati. Ciascuno dei passi principali alla fine sarà di questo tipo. E come descriviamo? Cerchiamo di descrivere in modo semplice, con frasi dirette. L'utente fa questo, il sistema fa questo. Non l'utente deve fare, vuole fare, o il sistema deve fare. Stiamo descrivendo, no? È come se stiamo descrivendo qualcosa che è già successo. È un modo di scrittura, un modo di scrittura molto snello. È chiaro che ciò che intendiamo in realtà stiamo dicendo che cosa il sistema deve fare, cioè, anzi, che cosa i programmatori del sistema dovranno fare in modo che il sistema faccia. Però per descriverlo in modo più snello, lo possiamo descrivere, non a caso lo chiamiamo la narrativa, in caso d'uso. Cioè raccontiamo che cosa è successo.
Quindi diamo il personaggetto felice che arriva lì, svolge il caso d'uso, va tutto bene e noi raccontiamo che cosa ha fatto. Deve essere chiaro chi deve intervenire in ciascun passo, a chi sta la palla, no? Se è una partita di ping pong, prima ti dico una cosa, poi tu mi dici un'altra, poi io ti dico una, poi io ti dico l'altra, in ogni momento deve essere chiaro a chi spetta il prossimo passo. Non dobbiamo mai mettere l'utente nelle condizioni di dire ma adesso cosa devo fare? Devo aspettare che il sistema faccia qualcosa o sono io che devo inserire qualcosa? No? Non sarebbe un caso d'uso ben progettato. L'incertezza sarebbe un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi anche nella descrizione deve essere ben chiaro a chi tocca il prossimo passo di interazione. E noi descriviamolo dall'esterno. Da un punto di vista esterno, di qualcuno che sta osservando questa interazione. Se io sto osservando questa interazione, l'unica cosa che posso vedere sono le informazioni scambiate. Non posso vedere cosa sta pensando l'utente o cosa sta pensando il sistema. Io descrivo cosa fanno, che informazioni si scambiano. Quindi se vedo che lui inserisce il nome, dico che l'utente inserisce il nome. Se il sistema visualizza il saldo del suo conto corrente, sarà che il sistema visualizza il saldo. Il perché o cosa stavo pensando, non lo so se sono un osservatore esterno. E quindi è sempre, con l'ultimo punto qua dice, cerca sempre di scrivere queste frasi in forma positiva. Cioè ciò che viene fatto quando tutto va bene. Quindi, non dirò il sistema controlla se i dati sono giusti, ma dirò il sistema convalida i dati o conferma che i dati sono giusti. Perché quello è il caso migliore, il caso in cui siamo nello scenario di successo, quindi io non sono nella testa del sistema per sapere che lui ha controllato i dati, ma io so che a un certo punto il sistema accende una luce verde o fa un beep o fa una scritta, nella quale comunica all'utente che i dati sono corretti, che sono stati verificati. Questo è ciò che vediamo. Vediamo solamente l'effetto dell'elaborazione del sistema o l'effetto dell'azione dell'utente. Vabbè, questi sono esempi di frasi che si possono scrivere, oltre alle azioni indicate una dopo l'altra, possiamo descrivere anche un pochino la struttura di questa interazione. Ad esempio, l'utente in qualunque momento può fare una certa azione che implica che a un certo punto può esserci una pausa e l'utente può riprendere quando vuole, oppure la possibilità di ripetere delle azioni, oppure la possibilità di cambiare l'ordine di operazioni. Qui siamo in campo descrittivo, non abbiamo dei diagrammi da disegnare, abbiamo delle frasi da scrivere, quindi no, è possibile decorare un pochino questa narrazione con delle informazioni di questo genere. Ma la maggior parte erano frasi semplici. Qui c'è uno scenario, il classico scenario, esempio, che avete fatto mille volte sul bancomat, no? Qui racconta una storia di Mary che a un certo punto va al bancomat, inserisce la carta, inserisce il PIN, e poi dice che vuole prelevare 35 dollari, il bancomat gli sputa una banconota da 20 dollari e tre banconote da 15 e il bigliettino, la ricevuta del pagamento, no? Ecco, una cosa di questo genere è un possibile caso d'uso a livello di user goal. Questo descrive, questo, no, in modo così informale, che cosa fa Mary, che cosa può fare Mary, no? A volte lo chiamiamo uno scenario d'uso. Racconta anche il fatto che porta le figlie a scuola, chi se frega in certo senso, ma dal punto di vista del banco non interessa saperlo. Però a volte per rendere le storie un pochino più leggibili, no, raccontiamo proprio delle user story o dei scenari. Dal punto di vista del caso d'uso, lo scenario principale di successo potrebbe essere descritto così. Ok, caso d'uso ha il titolo, l'attore primario, la precondizione, il trigger, eccetera, eccetera, tutti quei campi e poi c'è il campo scenario principale di successo. In questo caso potrebbe essere questo. Al primo passo il cliente,
non so che si chiama Mary, non è detto che sia Mary, è il cliente, questo attore primario avrà, questo caso d'uso avrà come attore primario un cliente della banca, e quindi è lui il soggetto di tutte le interazioni tra utente e sistema, l'utente e il customer. Il cliente passa il proprio bancomat attraverso il lettore. Non dico ovviamente che ha lasciato le bimbe in macchina o che ha preso il bancomat dalla propria borsetta. Io so che un cliente ha passato questo bancomat attraverso il lettore. Sappiamo che la precondizione è che quell'utente sarà riconosciuto come cliente. Perché se non lo fosse, se anziché il bancomat di quella banca passa la tessera dell'autobus, il sistema non risponde, cioè questo caso d'uso non si attiva. A questo punto il bancomat legge, acquisisce questi dati e li controlla e li verifica. Quindi convalida i dati inseriti dall'utente. Voi dite, ma cosa ha inserito? Non ha ancora inserito niente l'utente. E sì, ha inserito il bancomat. È un modo in cui l'utente fornisce dei dati al sistema. Non li fornisce digitandoli, ma li fornisce attraverso la banda magnetica della carta. Sono comunque dati che sono trasmessi dall'utente al sistema, il sistema li verifica e conferma che i dati sono corretti. Poi qui ci dice di più, ci dice che per confermarli va a controllare, va a chiedere al computer principale della banca e non lo decide lui, perché non è il singolo bancomat che trova sulla strada che ha l'elenco di tutti i conti di tutti i clienti. Però questo è un dettaglio che preferirei anche non vedere in un caso d'uso, cioè come faccia lui a verificarlo è un altro problema. Il fatto che la verifica dell'identità dell'utente venga fatta col server principale della banca, io vedrei più adeguato all'interno di un requisito non funzionale di sicurezza, che non dentro un caso d'uso. Comunque, la cosa importante è che dopo che l'utente ha inserito il bancomat, quindi ha fatto la sua azione, il prossimo passo tocca al bancomat, il quale la sua azione è quella di confermare che la correttezza dei dati della carta che è stata passata. Quindi la carta è valida, la tua carta è valida. A questo punto inserisci il PIN. Passo 2. Non c'è scritto qua, non è scritto, ma è implicito nel passo 3 che dice allora a questo punto l'utente inserisce il PIN. Inserisce dove? Nel sistema. Il sistema dovrà dargli un modo, un campo, uno spazio, una tastiera, in cui lui può inserire il suo codice. Ricordiamoci sempre che quando descriviamo le azioni che il sistema compie, quando descriviamo le azioni che l'utente compie, stiamo in realtà descrivendo delle funzionalità che il sistema deve offrire affinché l'utente le possa compiere queste azioni. Quindi, ad ogni passo, anche quando spieghiamo cosa fa l'utente, stiamo in realtà dicendo cosa fa il sistema. Solo che in quella fase il sistema supporta l'utente nell'inserimento del PIN. E quindi l'utente deve avere parte attiva. Ma il sistema deve avergli predisposto un campo di testo in cui lui può scrivere il PIN e una tastiera attraverso cui scriverlo. Quindi, passo 3, interazione da utente verso sistema, un'informazione che l'utente ha in testa, il suo PIN viene passato al sistema. Passo 4, informazione dal sistema all'utente in cui dice che il PIN è valido e gli presenterà a questo punto il menu con le opzioni possibili. Al passo 5 l'utente seleziona l'operazione prelievo rapido. Prelievo rapido magari ha una serie di valori già predefiniti anziché il prelievo completo in cui posso introdurre io l'ammontare. E quindi dall'opzione prelievo rapido indica anche direttamente l'ammontare che vuole prelevare. Già in quella videata c'è quella cifra, 35. Perché in quella videata ci sono solo i multipli di 5. Cioè. Ma questa è l'azione che fa l'utente. 5. Altra informazione dall'utente al sistema. L'informazione consiste nel fatto che vuole, in realtà è un'informazione doppia, vuole usare la funzione prelievo rapido e vuole prelevare 35. Quindi l'informazione di quanto volete prelevare ce l'ha l'utente e la fornisce al sistema. A questo punto il sistema fa una serie di operazioni di cui questa B
è quella che coinvolge l'utente, cioè fornisce le banconote, la ricevuta e la conferma di avvenuta esecuzione dell'operazione. Dietro le quinte il sistema parla col server principale, diciamo così, informandolo dell'avvenuta transazione e poi la salva per i propri interni all'interno del sistema, salva il fatto che sia avvenuto. Quindi questo è un tipo di scambio di informazioni in cui semplicemente dobbiamo allenare l'occhio a vedere i vari scambi di informazioni mentre l'utente usa il sistema, i vari passaggi. Questo è il piano principale. Poi ci sono tutta una serie di alternative. Le cose che possono andare storte o le cose che possono andare in un modo diverso. Allora, questa figura forse può aiutarci a capire cosa succede o come ci visualizziamo, diciamo, tutti questi percorsi diversi. Allora, io ho l'obiettivo che si è posto l'attore primario e poi ho ciascuna, diciamo, di queste linee diagonali è un possibile svolgimento del caso d'uso. E alcuni di questi svolgimenti possono portare a successo, cioè il caso d'uso termina con successo, alcuni di questi casi, di queste interazioni possono portare a fallimento. Tra quelle che portano a successo ne ho una privilegiata, che è quella che ho disegnato qua all'estrema sinistra, che corrisponde allo scenario principale di successo, il main success scenario. Il scenario principale che è quello che mi dà il successo nel modo migliore, nel modo più rapido, nel modo più semplice. Vedete che ogni passo di questo scenario SSS sta a indicare che è un passo, che il singolo passo ha successo. Avviene normalmente, avviene secondo lo scenario principale di successo. E quindi in questo caso ho una serie di passi, ciascuno dei quali avviene nel migliore dei modi e quindi alla fine raggiungo l'obiettivo. Fine. Ma non sempre va così. Allora potrei avere un altro caso, seconda linea diagonale, in cui i primi due passi hanno successo e per qualche motivo il terzo passo fallisce. Che so, l'utente non ha inserito il PIN giusto, ha inserito che so, $35, ma la macchinetta non ha più i pezzi da 5, quindi deve cambiare l'importo, oppure l'utente non ha risposto in tempo, oppure il bancomat è smagnetizzato, va a sapere. Allora vuol dire che a un certo punto uno dei passi non si svolge nel modo migliore. Quindi il primo è andato bene, successo, il secondo è andato bene, successo, il terzo è fallito. Ma non è detto che il fallimento sia sempre fatale. Magari lui non ha inserito bene il PIN, poco male, no? Il sistema gli chiede all'utente inseriscilo di nuovo. Prima che ti mangi la testa, mi sembra che tu abbia tre tentativi. E quindi al passo successivo, quindi ho un fallimento, nel senso che è un passaggio che non si svolge nel modo migliore, ma al passo successivo si recupera un pochino questo fallimento e si ritorna in un percorso di successo. Quindi cioè, uno è l'utente passa la carta, due il sistema conferma la validità della carta, tre l'utente sbaglia il PIN, quattro l'utente inserisce il PIN giusto, perché il sistema gliel'ha richiesto, gli ha permesso di inserirlo una seconda volta. Allora, questo è chiaramente un percorso diverso da quello precedente, da quello di successo. Diverso, ha avuto un intoppo, ma l'intoppo è stato recuperato e quindi alla fine riesco ad arrivare al successo. Comunque. Quindi ho percorsi alternativi diversi, e se sono diversi da quello principale è perché qualcosa è andato storto in qualcuno dei passaggi, ma che comunque riesco a recuperare. Arriverò al successo per una via più lunga, meno soddisfacente, non avrò i fuochi d'artificio, ma comunque arrivo alla fine e ho raggiunto il mio risultato. Oppure ci possono essere altri casi in cui va tutto storto e non riesco a recuperare. Ho sbagliato il PIN, il sistema me lo richiede di nuovo, mannaggia non me lo ricordo. Allora schiaccio a nulla e me ne vado. Quindi ho fatto una serie di passaggi, di cui il primo, sbagliato il PIN, è errato, cioè non porta a successo, il secondo schiaccia a nulla, è di nuovo un passaggio sbagliato.
Sbagliato nel senso che non è presente nello scenario principale di successo. Nello scenario principale di successo non è previsto che schiaccia nulla a metà. Nulla non lo guardo, non lo vedo neanche. Però in alternative ovviamente c'è, deve poterci essere, è un'azione che porta al fallimento. Poi fallimento in realtà è una parola grossa, no, qui non sta fallendo nulla, semplicemente quell'obiettivo lì in quel momento non è stato raggiunto. Ci riprovo domani, ci riprovo diversamente, però non vuol dire che quell'azione lì, no, ha delle implicazioni catastrofiche. Parola failure, semplicemente non sei arrivato, non hai fatto quello che pensavi di fare. Fine. Quindi nel descrivere le alternative a un caso d'uso ci sono tutte queste varie possibilità. Alcune portano successo, alcune portano al fallimento e tra quelle che portano successo molte di fatto mi fanno riconvergere sullo scenario principale. Quindi, come facciamo a pensare? Queste alternative le andiamo a scrivere, no? Nella parte extension della narrativa del caso d'uso. Qui noi in qualche modo dobbiamo cambiare cervello. Nella parte di main success scenario dobbiamo proprio mettere il vestito dell'ottimista, no? In cui tutto va bene e qual è il modo migliore per arrivare al successo. Poi, quando abbiamo scritto quello, cambiamo vestito, ci mettiamo il cappello del pessimista e ci chiediamo ad ogni singolo passo quali sono tutte le cose che potrebbero andare storte? Allora, innanzitutto ci potrebbero essere degli sviluppi alternativi previsti dal sistema, che è il primo bullet qua, cioè che quali sono le cause, no, di una possibile alternativa, di una divergenza rispetto al caso ottimistico. Alcune potrebbero essere ancora positive perché le abbiamo progettate noi. Tu immagina che nello scenario principale di successo, per avere un'informazione, devi semplicemente premere un bottone e direttamente arrivi lì. Banale, sto usando un programma di videoscrittura, sto usando Word e voglio mettere la parola in grassetto. Allora, nel scenario di successo seleziono la parola e schiaccio l'iconcina B o G, se è una versione italiana, per mettere in grassetto la parola. Oppure, cosa può succedere? Che l'utente magari fa tasto destro, carattere e seleziona la casellina in grassetto. Sono due modi alternativi, entrambi per raggiungere l'obiettivo. Il primo è meglio, perché è più breve, è più diretto. Il secondo è comunque un percorso alternativo che ho pensato, che ho progettato, che è ancora fatto di esse, di tanti passi di successo, anche se diversi da quello più veloce, da quello preferibile. Questo succede spesso quando noi creiamo in un sistema informativo più modi diversi di fare la stessa cosa. E avere più modi diversi di fare la stessa cosa è utile perché magari utenti diversi hanno approcci diversi, livelli di esperienza diversi. Si trovano meglio a usare il menu, si trovano meglio a usare l'icona, si trovano meglio a usare la combinazione di tasti per fare la stessa cosa. Quindi a ogni determinato passo può darsi che il sistema informativo già preveda che quel passo venga svolto in modi diversi. Adesso questo sarebbe ragionamento di livello di subfunction, però conferma un dato, lo posso confermare facendo clic su OK oppure schiacciando l'invio sulla tastiera. Banalmente, sono due modi diversi di fare la stessa cosa. Quindi, alcuni percorsi alternativi a quello principale di successo, potrebbero non essere percorsi di fallimento, ma ancora percorsi validi, buoni, progettati come strade diverse per offrire all'utente maggiore flessibilità di interazione. E va bene. Oppure può darsi che un determinato passaggio, quando tocca l'utente, l'utente si comporti nel modo non corretto, cioè l'utente sbaglia. L'utente non è qua presente, quindi posso proprio dirlo, ha sbagliato. Qui la frase invece è un pochino più diplomatica, ma vuol dire la stessa cosa. Quindi in qualunque condizione, in qualunque passaggio in cui un utente deve inserire dei dati, può sempre sbagliare. Può
o sempre se c'è il caso in cui l'azione dell'utente sia sbagliata. Fornisco un dato che non è valido, troppo lungo, troppo corto, il ping ha messo quello sbagliato, ha solo messo 4 cifre anziché 5, mentre lo scriveva la mano gli è finita sul tasto verde che non c'entrava niente o chissà cosa. E allora devo prevedere che ogni volta che, guardiamo il nostro scenario di successo, punto 1, passo la carta, alternativa 1A, sbaglia a passare la carta, la passa troppo veloce, troppo lenta, troppo storta. 3, il cliente inserisce il ping, alternativa 3A, il ping è errato. 5, il cliente seleziona la voce del menu, 5A seleziona la voce sbagliata, o inserisce un importo non valido, o cose di questo genere. Quindi questi, gli umani sono inaffidabili e quindi ad ogni passo che fanno possono commettere degli errori. Ovviamente poi io dovrò decidere, a fronte di quell'errore dell'utente, come deve reagire il sistema, come prosegue l'interazione. Non ti posso a questo punto bannare a vita solo perché hai sbagliato il ping una volta. Oppure un'altra cosa che può fare l'utente quando è il suo turno è non agire. Non faccio niente. Faccio niente per un secondo, va bene, per 5 va bene, per 10 va bene, per 30 secondi, se è un bancomat comincia a essere troppo. Quindi se l'utente, che so, invece se sono su Gmail, se anche non faccio niente per 1 minuto, 2, 10, è legittimo. Però arriva un certo momento in cui l'inattività dell'utente potrebbe richiedere un'azione da parte del sistema. Cioè, se voi mettete la testa del bancomat dentro e non fate più niente, non inserite il ping, eccetera, per, non so, 60 secondi, 1 minuto, quello che è, la macchina per proteggervi blocca la transazione, vi chiude la carta, blocca il sistema per evitare, magari vi è successo qualcosa, vi hanno dato una botta in testa, vi siete sentiti male, la cosa peggiore che volete è che la macchina permetta a chi passa di lì di inserire, prelevare i soldi dopo che avete inserito il PIN, no? E quindi altri sistemi invece non hanno questi requisiti, diciamo, di sicurezza e quindi l'inattività da parte dell'utente è meno grave. Però ogni volta che tocco all'utente agire, oltre a chiedermi cosa potrebbe sbagliare l'utente qua nell'immettere questo dato, mi devo chiedere, devo prendere dei provvedimenti nel caso in cui l'utente sia inattivo per un tempo troppo lungo? Okay. E allora in quel caso, che ne so, se fosse il programma di posta elettronica, dopo un'ora che sei inattivo chiudo la sessione. Magari sei andato a pranzo o mezz'ora, quello che siamo in tempo, perché magari sei andato a pranzo, sei andato a fare un giro, sei andato a casa e chi passa da lì al tuo computer, magari tu non hai piacere che lui veda la posta, preferisci che la posta si chiuda da sola se ti sei dimenticato di chiuderla tu. Non è poi così grave come il resto, ma è una condizione che si può verificare ogni qualvolta, dicevamo, una partita ping pong, un'azione deve fare il sistema, l'altra deve fare l'utente. Allora, visto che il sistema lo sto progettando io, do per scontato che l'azione che deve fare il sistema la farà, ma l'azione che deve fare l'utente è sempre un'incognita. Oppure, cosa può succedere? Beh, nel momento in cui c'è un'azione a carico del sistema e questa azione comporta la validazione, il controllo, la conferma di certi dati, può sempre darsi che questo controllo, questa validazione fallisca. Controllo se hai ancora fondi nel conto, no, non ce l'hai più. Controllo se il ping è corretto, no, non è corretto. Controllo se sei abilitato per questa operazione, no, non sei abilitato. Controllo se devo comprare un biglietto per un concerto, se sono già tutti venduti. Sì, sono già tutti venduti e quindi non lo puoi comprare. E così via. Quindi ogni volta che abbiamo nello scenario di successo una fase in cui il sistema conferma che tutto va bene, e come alternativa avremo sempre il sistema non conferma perché qualcosa non è andato bene. Il non confermare significa che le condizioni dei dati, nel sistema informativo, le informazioni presenti nel sistema informativo, dicono che quell'azione, un determinato passaggio non è possibile.
non è di per sé indicatore di un guasto. Sono finiti i biglietti, sono finiti i biglietti. Potevi svegliarti prima. Diverso è invece il caso in cui ci sia un guasto nel sistema. Cioè il sistema, quando deve fare una certa azione, per motivi vari, non ci riesce. Ho finito le banconote. Il bancomat le finisce. E quindi a volte è arrivata al banco, ma che si dice attenzione, prelievo non disponibile. Puoi fare altre operazioni, ma non è prelievo. Ho finito la carta per gli scontrini. E quindi ti dice attenzione, ricevuta non disponibile. Se vuoi fare il prelievo, puoi farlo, ti do i soldi, ma non ti do la ricevuta. Quindi ci sono dei mal, ci possono esserci dei malfunzionamenti interni al sistema, prevedibili, in cui il sistema dovrà reagire in modo diverso. È chiaro che se ha finito le banconote e il punto 6b non lo può fare, se non gli dà le banconote l'esito sarà comunque un fallimento. Se invece ha finito la carta per la ricevuta, magari ci sarà un passaggio in più in cui chiede all'utente va bene lo stesso se non ti do la ricevuta, lui ti dice sì e alla fine il caso duro arriva con successo. Quindi anche i vari malfunzionamenti interni al sistema possono avere livelli di gravità diversi, di importanza diversa. Quindi in ogni passaggio dobbiamo sempre chiederci che cosa può andare storto all'interno del sistema, soprattutto se stiamo pensando ad azioni fisiche del sistema, stampo qualcosa, muovo un oggetto, apro una porta, cose di questo genere. Queste sono tutte azioni di cui devo sempre chiedermi, no? E se non succede? E se non funziona? Per questo diciamo qua dei fallimenti prevedibili. E quelli imprevedibili sono imprevedibili, quindi mi si incendia il totem del banco, ma prende fuoco, non l'avrò previsto nella procedura che in questo momento potrebbe incendiarsi, no? Avrò altri modi di intervenire che sono più poi requisiti di sicurezza che non requisiti funzionali. Qui stiamo sempre nel mondo funzionale, quindi stiamo decidendo come si deve comportare il sistema quando lui cerca di operare con delle anomalie al contorno. Se manca la connessione con la banca, cosa fa? Cade la connessione telefonica che il bancomat ha con la sede centrale della banca. Dipende dal momento in cui manca, no? Ad esempio, se manca al passo 2, anzi al passo 4, scusate, la macchina non può sapere se il PIN è valido e quindi dovrà per forza dirti scusa, connessione assente, non puoi prelevare. Però per assurdo, se la connessione con la banca venisse a mancare dopo il punto 5, intorno al punto 5 circa, lui ha già verificato il PIN. Semplicemente, se ti manca la connessione, non riesci a informare la banca del fatto che tu hai prelevato con l'ammontare di denaro. Però è un'informazione, perché a quel punto te lo deve negare? Sa che il PIN è valido, sa che tu avevi i soldi sul conto, te li dà. Poi quando la connessione tornerà su, informerà la banca, guarda che 10 minuti fa ho dato un prelievo, ma che tu comunque mi avevi già autorizzato prima. Potrebbe essere un comportamento. Quindi sta poi ovviamente a chi progetta il sistema decidere quali tipi di comportamenti cercare di quali tipi di malfunzionamenti cercare di compensare con dei comportamenti più complessi del sistema. Allora, poi ci sono ovviamente gli altri tipi di errori meno prevedibili, quelli non attesi oppure addirittura critici, che non permettono, il sistema non funziona più, si pianta, eccetera. Allora, in molti casi, per questi tipi di fallimenti non dipendono dal singolo caso d'uso. Cioè, se il computer va in palla, se lo schermo si rompe, se la tastiera non prende più, che stia prelevando, che stia guardando il saldo, non cambia niente. Semplicemente devo spegnere quel sistema, disattivarlo, mandarlo offline, far intervenire qualcuno. Quindi in questi casi, gli errori più critici, raramente ne teniamo in conto a livello del singolo caso d'uso, perché alla fine dovremmo dire la stessa cosa in tutti i casi d'uso. Se c'è un errore critico che non permette al sistema di funzionare, spegnilo.
Allora è inutile ripeterlo in ciascun singolo caso d'uso, lo dichiariamo a livello dei requisiti di sicurezza. Però gli altri invece sono casi che dobbiamo tenere in conto proprio dal punto di vista funzionale. Tutto ciò che è possibile o prevedibile dobbiamo gestirlo. Tutto ciò che è imprevedibile o catastrofico, dal punto di vista funzionale non ci possiamo fare nulla. Il software non può nulla. Bisogna intervenire a monte con qualcosa di più robusto. Ecco, nello scrivere le estensioni, no, le alternative, casi d'uso, dobbiamo sempre anche qua usare un approccio descrittivo, dire che cosa è successo, che cosa ho osservato e non le cause. Quindi, se la causa fosse l'utente non si ricorda più il PIN e quindi non lo inserisce perché non se lo ricorda. Io questo non lo posso osservare, io posso semplicemente osservare che l'utente non sta inserendo il PIN. E quindi dopo un certo tempo questo PIN non è ancora stato inserito. Allora posso prendere provvedimenti, posso scegliere di continuare in un modo diverso. Quindi devo sempre fare attenzione che la causa, o meglio, il rilevamento di una causa anomala, sia possibile da parte del sistema. Cioè il sistema come fa a accorgersi che non potrò dire l'utente è svenuto? Il sistema non lo sa. Gli è andata una botta in testa per rubargli il portafoglio. Non può essere, noi possiamo immaginare che quella sia una possibile causa, ma quando specifichiamo il comportamento del sistema dobbiamo identificare una misura, qualcosa di misurabile che il sistema possa vedere. Possa rilevare. Allora, ciò che può rilevare il sistema è ciò che l'utente inserisce, scrive e quando lo fa. Poi, per carità, ci fosse un bancomat evoluto che ha anche un sensore di presenza, può accorgersi che davanti a sé non c'è più nessuno, all'altezza uomo, quindi magari è cascato terra, ma il sensore non rileva più, allora un'informazione in più, ma il sistema deve averla questa informazione. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a descrivere non tanto ciò che succede, ma ciò che il sistema può vedere di ciò che succede. Dobbiamo sempre fare il solito esercizio di immaginarci dentro il sistema informativo e guardare dal suo buco della serratura verso l'esterno e vedere quali informazioni ho io, sistema informativo, per poter decidere. E cosa succede allora? Succede che il caso in cui l'utente è svenuto, il caso in cui si è scappato perché ha visto che era la macchina in seconda fila e le stavano facendo una multa. Il caso in cui è corso in bagno per una necessità impellente. Il caso in cui gli abbiamo dato la botta in testa o altri casi, dal punto di vista del sistema sono equivalenti. Perché l'unica cosa che il sistema può vedere è che questo utente non c'è più oppure non interagisce più. Quindi vederlo dal punto di vista del sistema onestamente ci semplifica la vita. Perché ci permette di concentrarci sugli eventi rilevati senza preoccuparci della causa che li ha causati, che li ha determinati. E quindi per questo molte cause diverse alla fine vengono trattate in modo equivalente perché il meccanismo di rilevamento è lo stesso, è uno solo. Ok, allora, questo è lo schema generale. Dallo scenario principale di successo, per ciascun punto valutiamo le diverse alternative. Ciascuna alternativa la identifichiamo con una lettera. Quindi se io ho il passo 3 dello scenario principale, le alternative al passo 3 le chiameremo 3A, 3B, 3C, 3D e così via. Un 3A vuol dire che al posto di ciò che è descritto nel passo 3 avviene ciò che è descritto nel passo 3A, alternativa, oppure avviene ciò che è descritto nel passo 3B e così via. Se questa alternativa comporta poi un proseguimento diverso del sistema, allora numereremmo i singoli passaggi. Esempio, passo
4, il bancomat conferma il PIN, conferma la validità del PIN. Alternativa 4B, scusate, 4A, il bancomat segnala che il PIN è errato. Però poi non mi posso fermare così. Cosa succede dopo? Allora dirò 4A.1, il sistema segnala che il PIN è errato, 4A.2, l'utente reinserisce nuovamente il PIN. 4A.3 continua dal punto 5 e quindi mi reimmetto nel passaggio principale. Quindi quando ho una deviazione, o la deviazione è catastrofica del tipo l'utente preme annulla, allora al passo 3 l'utente inserisce il PIN. Alternativa 3A, anziché inserire il PIN premo annulla. Allora, alternativa 3A, utente prima nulla, punto, termine del caso d'uso con fallimento, punto. Non c'è niente da fare dopo, è finita. Ma quando non è finita devo andare avanti. Allora, per fare questo, uso questa notazione. Sull'alternativa 3A ho diversi sottopassaggi, punto 1, punto 2, punto 3, che descrivono quell'alternativa, come si svolge quell'alternativa. E ciascun percorso alternativo, ciascuna estensione può corrispondere a comportamento normale, comportamento eccezionale, recuperabile, e quindi cerco sempre di progettare il sistema in modo che la deviazione venga in qualche modo recuperata, cioè ritorni sullo scenario principale, oppure potrebbe essere comportamento errato, non recuperabile, e quindi dichiaro a un certo punto fallimento. Quindi nello scenario principale di successo, non lo scriviamo ma lo leggiamo, passo 7, successo, il caso d'uso termina con successo, non lo scriviamo mai perché è scontato, quindi se arriviamo all'ipotetico passo 7, il caso d'uso è terminato con successo, in altri casi scriveremo esplicitamente nelle varie alternative il caso termina con fallimento, perché da quel punto in avanti non si può fare nulla. Ok, queste sono le regole di scrittura di queste narrative. Giovedì giocheremo un pochino a fare qualche esempio sulla falsa riga di queste regole.